John Borno, ragazzi, John Borno, benvenuti in questo nuovo video. Allora, vaffanculo, va, che te ridi. Alla premessa, avevo 3-1 e Zaza, tipo al quarcosesimo, 95esimo, si mangia. Ha deciso di fare tipo il rigore, soltanto in azione. Cioè, io senza parole. Il passetto di Zaza. Poi dice uno bestia. Il passetto di Zaza. Senti, ti levi, poi dice uno bestia. Cioè, senza. Poi tra l'altro io vi giuro, nonostante fossi mia diretta concorrente, mia diretta rivale, il Milan. Quando alla fine speravo segnasse Piontek, che c'avevo pure contro il Fanta, culo. Ce l'abbiamo molto. Appunto, ti mangi quel gol, ti meriti di prendere gol. Cioè, santi Dio, al di là di questo piccolo. Questa piccola intro. Ragazzi, penso fossi un tifoso milanista, in questo momento avrei Sirigu appeso al muro e io gli tirerei contro di tutto. Anche il tuo cane che continua a essere una cosa vergognosa. Perché il tuo cane è in piedi? Sembra che fa il passetto di Zaza. No, non si può inquadrare, ma è bellissimo. Senza parole. Vabbè, comunque, raga. Bella! Basta. Bella? A cuccia. Venuto qui. Bene, perfetto. Allora, stavo dicendo. Di Sirigu. Sì, veramente, ragazzi, all'ultimo ha fatto una parata. Io fossi andato tifoso milanista, avrei ribaltato qualunque cosa. Sì, vabbè, però c'è anche da dire che se fai quel primo tempo poi non puoi farti rimontare. Primo tempo della Madonna, del giocava veramente bene tutto il primo tempo. Il secondo tempo ci siamo un po' persi. Ma poi ti fai rimontare così, comunque da una squadra che sapevi che era pericolosa, quindi non capisco che cazzo sia successo negli spogliatoi. Forse il Milan si pensava di aver già vinto la partita. Tra l'altro pazzesco, perché il Milan fa un primo tempo della Madonna, gli ultimi 10 minuti a pallettoni. E però, cioè, non ha, si è sciolta 35 minuti, in 35 minuti l'ho preso dopo. Comunque io faccio complimenti a Sirigu, però io sono sempre della stessa opinione, che se tu dall'area piccola del portiere sbagli. Vabbè, però palla dentro, a giro, tutti stacchi, vai di testa, ti allunghi, impatti il pallone. Non è così semplice, capito. Vabbè che sei Piontek, quindi ma hai capito quanto è grossa la porta? No, lo so, comunque io ragazzi, voglio far capire, io non vedo un cazzo, perché praticamente Gianluca ha deciso di mettere sotto al cellulare una tovaglia tutta a righe, quindi io vedo tutto, guarda su, guarda in alto, di tutto strisciato, vabbè, comunque, no. Tu ti trovi comunque? No, non è vero. Questa qua è l'eroina di Aziz. Chi è Aziz? Lo c'ha dato la sì, esatto. Dai, comunque no, al di là di questo... Guardi, adesso il Torino sta festeggiando, tre punti importanti per il Torino che torna alla vittoria, anche perché aveva fatto due sconfitte di fila, se non sbaglio. Aveva perso con il Lecce e aveva perso un'altra partita. Non so. Con la Samp. No, con la Samp non ci ha mai perso, perché la regia. Con la Samp. Regia con la Samp. Lecce e Samp. Lecce in casa 1-2, Samp a Genova. Mastolecce, ma che sta facendo? No, il panico, comunque Caldiere, questo Torino quindi torna alla vittoria, il Milan male. No, attenzione, che qualcuno mi dice, male, sì, ma che partita hai visto? No, nel primo tempo, male. Forse il Milan migliore di questo campionato, fin qui il primo tempo, ok? E nel finale anche tanto Milan, si è visto sprazzi di Milan, ma male il risultato. Male, ragazzi, perché devi vincere, da un po' devi vincere, se il Milan non puoi. Diciamo, sono passati 5 partite, quanti punti c'ha il Milan? 6, te lo dico io, 6. 6 ce n'ha, sono sicuro, 6. C'erano 6 punti Milan e Torino. Adesso il Torino va a 9. Noi ce ne abbiamo fatto un pareggio, un punto. Calazzo ha fatto un pareggio, 2 punti. Poi abbiamo vinto con 2 vittorie, 3, 6, 7, 8 punti ci abbiamo. Noi. Voi ce ne avete 9, un punto meno di questa. Mamma. Che allora sono 4 partite, no 5, 4 abbiamo giocate. 5 partite. Il Napoli ha perso una con la Juve. Ah, già l'ultima, abbiamo perso pure noi con l'Atalanta. Già, abbiamo perso l'Atalanta. Come cazzo si fa? No, beh, in realtà si fa. Comunque no, al di là di questo, ragazzi, grandissima prestazione di Belotti, che sembra finalmente tornato stile Belotti. Anche Zaza, mortacci tu a Zaza, io ti voglio bene, però non mi bloccare, però, cioè, capisci, Zaza, contattami, dammi i miei soldi, perché veramente io non ce la faccio, così non si può, cioè, ma come cazzo si fa? Poi perché l'hashtag paga la schedina. Hashtag Zaza paga la schedina. Oddio, abbiamo trovato la missione. Zaza paga la bolla, paga la bolla. Lo dobbiamo fare, Simo. Cioè, tanto stanno intervistando Belotti che sembra tipo morto. Lo dobbiamo fare. Stai calmo. Che dato che ha sbagliato il 3-1. Perché quella maglia del Wolverhampton? Io? Perché mi piaceva, perché era gialla e ci ho fatto scrivere Gualto dietro. 23 sarebbe bucio di culo per quando vinci? Sì. Perfetto. No, comunque, ragazzi, al di là di questo, Milan si deve riprendere la storia. Cioè, deve trovare, deve rientrare il gioco di Giappone. Vi dirò, nel primo tempo l'ho visto bene, cioè, beh, però devi concretizzare. A questo punto bisogna vincere. Se il Milan devi vincere, devi iniziare a vincere sporco, male, come te pare a te, ma devi vincere. Io penso fossi il del Milan, sarei incazzato. Poi tanta sfortuna, ribadisco, è la parata di Sirigu. E comunque il Milan catta tutto il primo tempo, cioè, nel secondo tempo gli ultimi di tutto forza, che quel pallone che non vuole entrare. C'era anche però, un'altra cosa. Però non basta. C'era un'altra cosa. Milan si è segnato un gol alla fine, mi sa.
oltre al Golden Piontek. Allora, che sì, che sì, che sì, che cosa sì, si, è che si è mangiato, che sì. Oh, comunque sì. Qua da sottolineare, secondo me, gran gol di Belotti, però la paperina di Donnarumma. Vabbè, comunque ragazzi, infatti Reina ha bestemmiato per la paperina di Roma e l'hanno buttato fuori. Che si fa tutto bene, ragazzi, dove la manda? Ma come fai? Sì, vabbè, che culo. Sembri tu sotto porta comunque. Sì, sì. È vero, tu sotto porta fai un po' cagare. Sì. Però hai solo da lontano. Comunque diciamo, no. Torino, sì, complimenti alla vittoria, un po' fortunosa. Un po' fortunosa, dai, un po' fortunosa. Soprattutto perché Belotti ha fatto un gol che non so neanche lui come ha fatto. No, è vero, è vero. Lui lo sta vedendo, ha fatto, ma che culo, che ha enfatizzato, ha enfatizzato. Ragazzi, si è visto da lontano. Lo vedi, è più enfatico. Ma che cazzo, cioè, vabbè, sì, vabbè, i due gol del Torino. Però comunque... Uno errore di Donnarumma, l'altro culo. Però comunque, raga, Belotti, hai vinto col Milan più che altro. Cioè, brava! Vabbè, fateci sapere la vostra concorrenza qua sotto. Iniziare a tifare Torino, ho visto una buona motivazione per iniziare a tifare Torino. La motivazione è la bionda. Hashtag, Zaza paga la bolla, sick, tutto attaccato. Dobbiamo farlo partire. Sì, ragazzi, tutti sui social di Zaza. Tutti sotto i commenti dell'ultima foto. Hashtag, paga la bolla, sick. Iscrivetevi al canale, qualora non l'avete ancora fatto, anche quello di Walter23, girati. No, Walter basta, non c'è più. Vabbè, ma tu sei 23, però comunque sei vergognoso, la maglietta del Wolverhampton e i pantaloni del Real Madrid, fai schifo. E i calzettoni del Napoli. Ciao, raga.